Monta la protesta e sale la rabbia dei ristoratori del settore caseario e quella dei titolari delle palestre chiuse da tempo. Senza ristori o irrisori a quelli che sono stati erogati, mettono comunque in ginocchio l'intera filiera, ormai allo stremo delle forze, con diversi imprenditori che probabilmente non sanno se potranno riaprire con questa situazione. Noi abbiamo fatto un viaggio fra le diverse categorie, abbiamo incontrato gli operatori e abbiamo effettivamente registrato una situazione davvero al limite. Quali sono i disagi che state incontrando particolarmente in questo periodo? Allora, questo è un periodo proprio di crisi più profonda. Infatti basti pensare che noi stiamo momentaneamente, spero per poco tempo, ma qua la situazione la vedo tragica, da ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo non ci hanno dato una lira. Ci sono stati dei piccoli sostegni, ma noi parliamo proprio di un 5-6%, quindi il resto noi stiamo continuando a pagare il fitto. Lo Stato non è che si preoccupa. Queste sono le ultime due bollette degli ultimi 4 mesi. Cioè, è pazzesca questa storia. Allora io dico, fateci lavorare con 5-6 persone alla volta, a turno, così che almeno io ho la possibilità di pagare queste bollette, di pagare il fitto. E poi io ho anche una famiglia. E le bollette di casa, per mangiare, per vivere, i figli, non abbiamo avuto niente. Un anno di pandemia, un anno di grandi disagi per voi in particolare? Sì, decisamente sì, perché comunque è un anno che non si riesce a lavorare come nostro solito. Purtroppo è vero che noi dobbiamo rimanere aperti, ma comunque essendo la catena della ristorazione chiusa, fondamentalmente non stiamo lavorando come siamo abituati a fare. Quindi voi lavorate molto con la ristorazione? Sì, almeno il 70-80% della nostra attività si basa sull'ingrosso alla ristorazione. Se lei dovesse darci una cifra in percentuale, qual è stato il danno che avete avuto? Almeno il 30, se non anche il 40%, anche sì, un buon 40%, perché come le dicevo, comunque la nostra azienda lavora soprattutto con l'ingrosso alla ristorazione, quindi avendo chiuso totalmente il canale della ristorazione non possiamo più lavorare. Stessa cosa per l'export, perché poi l'estero ci chiede il prodotto, ma comunque dato che non si può viaggiare ci sono molti meno voli, quindi non abbiamo difficoltà a spedire il prodotto, questa è la situazione. E a livello di ristori invece che cosa è successo? È successo per noi assolutamente nulla, perché vabbè, la prima cosa c'era quel bonus di 600 euro per cui non abbiamo proprio fatto la domanda, perché era inutile togliere quei soldi a qualche piccola azienda che magari ne poteva avere più vantaggio, a noi non avrebbero cambiato niente. Quanti dipendenti avete e se ci sono stati delle casse integrazioni? Allora, abbiamo 45 dipendenti circa. Cassa integrazione, sì, abbiamo dovuto mettere i dipendenti in cassa integrazione, anche se la stessa cosa, le casse integrazione di giugno sono state pagate forse un mesetto fa. Io penso che bisogni fare qualcosa per riavviare questo settore, perché è stato troppo distrutto. Cioè, comunque la catena della ristorazione è stata troppo danneggiata. Dall'ultimo decreto vi hanno dato la possibilità dell'asporto. Che cosa sta significando per voi in termini economici? Beh, ci hanno dato la possibilità di stare aperti, ma in termini economici zero, perché da come lavoriamo con le persone col servizio ai tavoli all'asporto, cioè, possiamo dire la percentuale è molto molto bassa, cioè non ci hanno dato un grande aiuto. A livello di sostegno invece? A livello di sostegno ci hanno dato qualche, come chiamano loro, qualche aiuto, però alla fine non è che è stato un grande aiuto, perché comunque le tasse le continuiamo a pagare, fornitori da pagare, e gli incassi sono diminuiti più del 90% senza servizio ai tavoli. E poi da quello che abbiamo capito, i contagi aumentano con noi chiusi. Qual è la specialità della sua pizzeria? La specialità della nostra pizzeria è la pizza nel ruoto, che io chiamo anche un anti-covid, perché la mangi, ti fa dimenticare tutte le cose negative e ti fa stare bene. Per oggi è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.